Ok, questo è un video fatto per la DI. Tu giù. E tu pure. Allora, vi mostro adesso cosa succede se Snake si subisce una smash al 170 da un Mart e non fa DI. Questo è il controller di Snake. Ok. Vi mostro invece adesso. Muori. Però è il damage scaling, sennò è più debole. Cosa succede con uno Snake che fa DI perfetta? Dai. Opla. Non ha dovuto nemmeno usare subito. Allora, per fare questo DI si mette il control stick in direzione perpendicolare, quindi non verso l'arena, ma in alto e leggermente verso l'arena, perché appunto la traiettoria dello smash di Marte era di qua, era la direzione perpendicolare ovviamente. Mentre il C-stick va messo solo verso l'arena, quindi in realtà non pensano di faccio uno smash verso di qua. Ovviamente se lo smash spediva a destra, il C-stick andava a sinistra, ok? Dopo la DI ho anche fatto un attacco. L'attacco serve per rallentare la velocità con cui si è spediti fuori. Per scegliere quale attacco fare bisogna vedere qual è il più veloce. Si sceglie l'attacco più veloce appena si è fatto DI e appunto così, così facendo si rallenta addirittura la velocità con cui si è spediti fuori. Da qua dovrebbe essersi visto, adesso riprovo. Comunque, come avete notato, più si ripete un attacco più si indebolisce, quindi evitate di spammare smash perché non serve niente. Okay. Spero sia servito.